Ben ritrovati amici di Anteprima Sport, Giuseppe Ancone e Ottavio Cristofaro per commentare una giornata, direi, di quelle da incorniciare, bentornato, da ricordare. Bentornato Martina Franca, lo possiamo dire, bentornato Martina, è il Martina che insomma aspettavamo da tempo, il Martina che ci ricorda tanto quella della passata stagione. Poi noi che siamo innanzitutto giornalisti, ma siamo anche tifosi sicuramente, ecco, si riaccende. No, mica siamo tifosi. Oggi come ti sei vestito? Guarda qua, oggi? Guarda qui che maglietta c'è. Facciamolo vedere, no, anche vabbè, no, a favore di camera. Eh? Oggi outfit d'eccezione. È un omaggio al nostro amico Martino Abbracciavento. Martino Abbracciavento, che salutiamo. È freschissimo di inaugurazione di un nuovo punto vendita in Via della Libertà numero 54, nuova esposizione, una nuova location per Fair Play, che lo ricordiamo, Ottavio, è anche punto vendita merchandising del marciale del sì. Martina Calcio. È tutto calcolato, è casuale. Abbiamo anche delle immagini che magari mostriamo tra poco, però lo facciamo dopo, perché adesso abbiamo degli ospiti, Ottavio, che sono abbiamo in collegamento con entriamo noi. Subito nel vivo della edizione flash di Anteprima Sport con due protagonisti assoluti, direi, uno classe 2004 e un altro 2005. Mi riferisco a Francesco Tuccitto e Mattia Mastrovito, che ci hanno fatti esultare ieri. Ci hanno fatti esultare, vediamo se ci ascoltano, se ci sentono innanzitutto. Sì. Ci ascoltano. Sì. Noi stasera vi vogliamo celebrare perché davvero avete assunto un ruolo di trascinatori contro la capolista, è mica l'ultima della classe, è contro la Nocerina, l'ha sbloccata subito al terzo minuto Francesco Tuccitto con un bolide che ha scheggiato il palo e poi intanto la regia di Francesco Turnone prontamente ci manda le immagini, quindi siamo collegati con loro perché stasera li vogliamo celebrare. Sono due baby del prodotto del vivaio rigorosamente martinese, sono due ragazzi martinesi doc che hanno davvero svolto ieri un ruolo importante nel trascinare il Martina al successo. Il Martina condotto da Mister Pizzulli, che è la più evidente garanzia, no? I terribili ragazzi del Martina si stanno rivelando, almeno sicuramente nelle ultime due giornate, contro due squadre di altissimo livello, la Virtus Francavilla e la Nocerina, in vetta lì alla classifica. Ragazzi, c'è una cosa importante che vogliamo dire con Giuseppe: queste sono quelle giornate che portate, vi porterete con voi per sempre, perché insomma partite come quella di ieri sono quegli appuntamenti che fanno parte del vostro curriculum sportivo e che ricorderete in qualche facciamocela modo. Facciamocela raccontare da loro allora, sì, direttamente dalla loro voce. Iniziamo da Francesco Tuccitto. Che hai provato ad accorrere sotto quella curva di tifosi giunti da Martina. Dopo soli tre minuti, il primo sorriso. Diciamo che se ieri mi avessero detto che avessimo vinto a Nocera e avrei segnato, non ci avrei mai creduto, però sicuramente è un'emozione, poi insomma esultare insieme a tutta la curva, insomma poi è stato dopo tre minuti, dopo quattro minuti, sicuramente è stata un'emozione, come appunto aveva detto, è ovvio, poi la gioia del gol, ma la cosa ancora più bella appunto è stato vincere lì a Nocera, una squadra che non aveva comunque mai perso in questo campionato, dar comunque continuo a insomma Matera, Francavilla, insomma sono risultati importanti che fanno parlare di noi. Tu non sei nuovo a queste prodezze, tu ci provi spesso dalla distanza, ci ricordiamo di un altro gol anche? A Barletta successe, sì, diciamo che ci vuole il mister che dice dovete avere coraggio anche di provare queste, sono quei tiri che ti vengono forse una volta a partita, non so,
Lo vedi subito quando parte che insomma debba andare in rete, però l'importante è provarci, io ci provo sempre, poi insomma se va bene meglio ancora. 2004, ma puoi considerarti uno dei baby più veterani di questo gruppo, eh? Gruppo giovanissimo. Sì, ma io devo uscire da questa mentalità di under, insomma, perché chi va in campo è già grande e quindi al di là del gruppo squadra, che siamo la squadra più giovane, insomma, in questo giro, siamo tutti grandi, ragazzi con la testa sulle spalle, che insomma sappiamo fare, tutti dobbiamo dare il nostro contributo, insomma, in campo e fuori. Notare, Ottavio, che è la prima volta che due ragazzi di Martina contemporaneamente È realizzano vero, una rete, è vero. nel Martina. È un fatto che sicuramente rimarrà anche questo nella storia. L'altro Mi fai profilo. chiedere una cosa a Francesco. Francesco, Sì. siccome noi conosciamo papà tuo, vogliamo sapere, ecco, che cosa ti ha detto per festeggiare con te questa giornata da incorniciare, perché c'è davvero da comprare una cornice e mettere una foto Sempre presente in sull'accanimento. tribuna il papà, Sempre, eh? sempre. Per questo lo chiedevo. Cosa ha detto papà tuo? Papà quando può mi segue sempre, in modo sempre discreto. Io quando sono andato lì sotto ho paura addirittura scendere e si buttasse, perché... però papà ci crede, mi segue, però l'importante è che lavora sempre, che siano 5, 10, 90 minuti, dai sempre il massimo. Vedrai che la gente sa quanto vali e insomma quanto ti impegni, quanto lavori. Era con te ovviamente contentissimo, però orgoglioso, va, da padre, era contento. L'altro protagonista però è collegato con noi e ci riferiamo a Mattia Mastrovito. Altra bella conclusione che praticamente ha, direi, schiantato l'avversario. A quel punto della gara il raddoppio è stato praticamente una mazzata per la Nocerina. Confermi, Mattia? Sì, diciamo che andare a vincere contro la capolista davanti a tutta questa gente è un'emozione speciale. Poi anche fare gol, esultare, andare sotto i nostri tifosi, diciamo che è qualcosa che si può proprio sognare. Certo, a 18 anni realizzare il gol a Nocera contro una corazzata, contro la capolista tra l'altro, e poi andare a correre sotto la curva, che emozione ti ha dato? No, vabbè, per me anche che sono martinese, diciamo, è un'emozione unica. Cioè, qualsiasi martinese vuole vedere il Martina in altre categorie, e diciamo che diciamo, vincere contro la capolista ti fa credere qualcosa di grande. Senti, anche tu ci provi spesso, eh? Non sei nuovo a queste conclusioni. Io ho avuto il piacere e la fortuna di assistere a una rete che tu hai realizzato in amichevole, lo ricordo bene, a Massafra. Io ero lì sugli spalti e chiedevo a chi era a fianco a me, ma chi è questo ragazzo? Chiedevo informazioni, Ottavio. Perché lui ha fatto un gol a Massafra che si vede solo in Serie A. Te Beh, lo ma posso Mattia, possiamo assicurare. dire che questo ragazzo si sta conquistando un ruolo importante in questa formazione. Abbiamo detto più volte di quanto sia giovane e quanto sia importante il contributo dei giovani. Mattia Mastrovito, insomma, sta facendo davvero un lavoro preziosissimo, particolarmente utile per mister Pizzulli e si sta ritagliando un ruolo importante nell'11 titolare. Poi è chiaro che bisogna creare ogni giornata la squadra da scendere in campo, da far scendere in campo, però ecco. Mattia sta facendo davvero fino ad ora un buon lavoro, a eccezione, poi vogliamo capire che cosa è successo, perché lui è reduce da una squalifica. È E ce lo facciamo Sì, spiegare diciamo. allora. Io non ho capito Contro perché il Casarano contro il Casarano, ma non ho capito che cosa è successo un po' lì. di esuberanza, È vero? Cosa è un successo? po' diciamo di mancata esperienza, va, diciamo in Serie D così, molte squadre vincono grazie alla cattiveria, cose loro sono stati più furbi di me e mi stavo trattenendo, sbracciato e
L'arbitro mi ha espulso. E poi la mancanza di questo ragazzo l'abbiamo capita proprio in quel momento, perché abbiamo apprezzato nell'inizio stagione, insomma, quanto importante fosse la presenza di Mastrovito. Poi nel momento in cui è arrivata questa lunga squalifica, credo di 4 giornate, giusto Mattia? Poi abbiamo capito ulteriormente, quanto invece era importante averti in campo. Quanto è importante invece avere un allenatore come Pizzulli nella vostra crescita esponenziale che stiamo notando noi e così come noi anche i tifosi? Per quanto mi riguarda, io e il mister lo conosco da ormai sono 3 anni che lavoriamo insieme. La percepisce, ogni ragazzo, ogni persona capisce la voglia, la fame di migliorarsi e di non badare magari ai nomi, perché sei tu che decidi appunto il tuo futuro, che sia con una giocata, che sia con la personalità, la cattiveria che ci metti nelle cose. Per lui il lavoro e lo stare reso, ovviamente solo stando sul campo tanto tempo magari si può migliorare, poi una squadra così giovane, solo lavorando tanto tempo può sicuramente migliorare. Mattia, Mattia sentiamo invece. te. Sì, no, io con il mister ho lavorato 2 anni fa, prima di quando ero juniores, andavo a volte con la prima squadra e alla fine quando c'è un mister che ha fame, vuole vincere su ogni campo, vuole provare a giocare su ogni campo alla lunga, soprattutto per noi giovani, diciamo, pendiamo da lui, abbiamo le sue stesse sensazioni, sia prima la partita, sensazioni che ti trasmette anche durante gli allenamenti. Senti, questo Martina all'inizio, no, ha fatto storcere un po' il muso ai puristi, no, o perlomeno a quelli più esigenti. Ora non è più una meteora, a mio avviso, ma la possiamo definire una certezza oramai del girone H? Sì, secondo me Martina è una squadra che può vincere contro chiunque, può perdere contro chiunque. Alla fine, noi su ogni campo in cui abbiamo giocato abbiamo sempre provato a vincere, non ci siamo mai risparmiati o andare per il pareggio o altro. Magari evitiamo di perdere contro chiunque, che può essere già una buona cosa, è vero? Perché poi è un peccato, cioè, a vedere poi le partite contro la Virtus, a vedere vincere contro la prima in classifica e poi invece ricordarsi delle prime giornate in cui si sono buttati al vento alcuni punti preziosi, ma poi il bilancio è chiaro che si fa a fine campionato, a fine stagione, ecco. Il rammarico poi aumenta e diventa davvero un peccato. Sì. Senti Mattia, stamattina al risveglio, qual è stata la prima sensazione? O perlomeno quando sei andato in giro per strada a Martina? No, vabbè, la prima sensazione è stata che comunque a me non mi era mai capitato di giocare davanti a tutta quella gente, di segnare, correre sotto i tifosi, è stata la cosa più bella. Innanzitutto complimenti per, non solo come giocatori, sono dei ragazzi Sono dei bravi ragazzi, dalla noi li faccia conosciamo, pulita. sì, è vero. Un grande in bocca al lupo a voi, buona stagione, ovviamente continuate a regalarci le Non soddisfazioni, vi insomma, montate troppo la testa, perché ma questo è là il importante. compito nostro è anche prezioso, Sì. è delicato, ecco, Va bene sotto questo profilo. l'elogio. Però sappiamo che con quell'allenatore e con quel gruppo che avete formato, questo rischio non si corre. Intanto noi vi ringraziamo per la pazienza, per essere intervenuti in Anteprima Sport e non possiamo che augurarvi un in bocca al lupo per domenica prossima. Sicuramente questa scintilla del successo a Nocera alimenterà grande coinvolgimento, grande entusiasmo per la prossima sfida al Tursi, in cui sicuramente sarete protagonisti ancora. Grazie a Francesco Tuccitto e a Mattia Grazie a voi. Mastrovito, due Grazie a prodotti voi. della scuola Red Boys. Vi
che si sono consacrati in prima squadra in Martina Calcio e non solo, ci hanno regalato questo successo importantissimo a Nocera Inferiore contro una squadra corazzata, ma anche in una platea, in uno stadio da altre categorie, Sì, Ottavio, quella che lo sembra dobbiamo dire. essere, L'abbiamo visto anche certo, nelle immagini. Un quella che sembra essere saluto a voi, alla prossima. Ciao ragazzi, Ciao, bocca al lupo per il grazie, lavoro. ciao. Ciao. Grazie ancora e alla prossima. La Vogliamo dare la classifica. classifica, Francesco Turnone in La regia, commentiamo se insieme, Ottavio. sì, perché il Martina è, insomma, è stata importante questa vittoria quasi inaspettata, Beh, ci ha diciamoci la fatto verità, ci ha esultare. fatto esultare, però dobbiamo essere anche sinceri, non ce l'aspettavamo ed è una vittoria che regala 3 punti importanti. Guardate, se a voler sognare, perché poi ci piace sognare, siamo a 3 punti dalla zona playoff, inaspettatamente. Direi, e ci siamo allontanati anche un pochino di 6 punti in Sempre particolare. zona sinistra, Zona sinistra, quell'importante è stare dalla parte sinistra della classifica, poi dipende anche da come la impagina il regista, quindi possiamo anche dire al regista di creare, perché poi ci sono anche i trucchetti grafici. L'importante invece sono i punti, perché il Martina a questo punto della stagione è a 3 punti dalla zona playoff, a 6 punti invece dalla zona playout. Non significa assolutamente nulla in questo momento del campionato, ma vale la considerazione che facevo poco fa, Giuseppe. Ottavio, c'è Aumenta stata la il rammarico, c'è prestazione. stata la Stavolta prestazione. c'è stata la Ma è un prestazione. Martina che Io ci l'ho vista la nelle, partita. è un È crescendo, un Martina ci Martina sta, che è un altro è Martina, è vero. un'altra squadra questa, è un'altra Ha formazione. acquistato anche personalità, sicurezza nei propri mezzi ed è una squadra che non teme nessuno, affronta l'avversario a viso aperto e direi che nell'occasione di create ieri, forse con maggiore precisione in fase di finalizzazione, avremmo assistito anche a un punteggio, non sto esagerando, è un punteggio ancora Sì, più più rotondo, rotondo, sì, sì. decisamente. Ma quello che ci colpisce è l'atteggiamento di questa squadra, è una squadra che sta acquisendo fiducia nei propri Esatto, mezzi. esatto. Poi è chiaro, Giuseppe, c'è da dire una cosa, in partite come questa, mi riferisco a partite contro la Nocerina, contro la Virtus, sono quelle partite in cui il fattore età diventa determinante. Ti spiego perché. Perché quando vai su questi campi e sai che non hai nulla da perdere, l'elemento ansia da prestazione, mi viene da dire, svanisce un po', perché sai che tutto quello che viene, insomma, può essere soltanto positivo. Il problema che è presente nei giovani, nella mente dei giocatori magari meno esperti, mettiamola così, si presenta al momento in cui tu sai che invece sei chiamato a fare una buona prestazione, magari a ottenere il massimo del punteggio, come è capitato in alcune, io mi riferisco soprattutto ad alcune gare casalinghe contro formazioni sicuramente alla portata del Martina, dove invece i risultati sono stati diversi. È lo scotto da pagare quando si hanno dei giocatori così giovani, perché i giovani sono capaci di sorprenderci come stanno facendo, come hanno fatto domenica scorsa, e poi sono capaci anche di Di questi exploit, che poi exploit certo. non sono, perché se si va a giudicare la prestazione, l'arco della gara, il Martina ha creato tanto, direi più della Nocerina, è stato più pericoloso, è stato anche, direi, bravo ad aspettare il momento giusto per colpire l'avversario con queste ripartenze veloci, ma anche con una attenzione particolare in fase di difensiva. È questo che mi tranquillizza e mi dà fiducia per il futuro della squadra. Cosa è successo nel frattempo? La gara di Coppa Italia che avevamo annunciato nella scorsa puntata contro la Virtus Francavilla, avvenuta Bravo, soltanto pochi giorni ricordiamolo dopo, questo. diciamo, lo scontro casalingo tra le mura dello Stadio Tursi, mercoledì scorso la gara non si è conclusa a causa dell'infortunio del direttore di Infortunio gara, all'arbitro, sì. si giocherà di nuovo, quindi si riprenderà a disputare questa gara, insomma, però è una nota che valeva la pena anche ricordare, è una notizia che Per abbiamo 20 dato. minuti trasferta a Francavilla. Francavilla bis, direi, trasferta Tris. Trasferta tris, bis, ma gara vabbè, tris, perché insomma. trasferta diciamo a distanza di una settimana. Il Martina tornerà mercoledì a giocare, questa volta alle 14:30, non in notturna, non in serale,
E ci saranno da giocare altri 20 Soltanto minuti per la per parte, sancire ecco, il per la passaggio. parte di minutaggio che manca al 90esimo. Giuseppe, E invece noi anche lì in Coppa abbiamo visto un bel Martina, sì, nonostante assolutamente. fosse, diciamo, il Martina B, Sì. versione B, però abbiamo visto una squadra come stiamo assistendo ultimamente, molto attenta, compatta, che una squadra che anche se ha utilizzato le seconde linee contro il Francavilla stava ben figurando, non rischiando anche lì particolarmente, tranne un palo Sì. colpito dalla Virtus, per il resto un bel Martina, Io anche non in posso Coppa. non notare, invito anche al pubblico a notare intanto il fazzoletto che ha in questa giacca meravigliosa oggi, che credo sia un po' Siamo di per... buon umore E beh, di oggi, eh? buon umore, è la festa patronale di San Martino, siamo a Martina Franca, ma E ancora più noi qui al bella nostro posto. la maglietta che indossi sotto la giacca, l'abbiamo già mostrata, ma Sì, no? possiamo tornare a mostrarla, che è Eccolo. la maglia ufficiale, credo di Stasera, allenamento, giusto? Di rappresentanza, qualcosa del genere. siamo trasformati in testimonial di fair play. E beh, era il caso di farlo anche perché grande affluenza ieri abbiamo visto al nuovo punto vendite, e qui ci immergiamo nelle immagini di Francesco Turnone. È un grande entusiasmo, veramente ha dato un tocco di eleganza, ma anche di luce alla strada per eccellenza dei negozi, no? È E vero? beh, Viale della siamo in Viale Libertà. della Libertà, uno dei E questo è il nuovo punto luoghi vendita. del commercio. Questo punto vendita, Freschissimo di inaugurazione. una superficie di oltre 200 metri, credo siano 250 metri circa di superficie, è una riorganizzazione, ovviamente Ex Benetton, c'è di tutto. praticamente Fair Play ha ampliato, e direi lo ha fatto in maniera piuttosto decisa, la sua esposizione e l'offerta di prodotti, anche, lo ricordiamo, di merchandising Ecco, questo è importante. ufficiale. Merchandising ufficiale del Martina Calcio. Io ho Come questa promesso. maglietta che Ecco, questa per esempio vedete si qui trova. inquadrata, Io ho la fatto rivediamo. una promessa a Martino, devo andare a trovarlo. Perché? Perché voglio che mi mostri da vicino la terza maglia quest'anno del Martino, la maglia nera, la Che so maglia che ti speciale, piace. perché è molto particolare. Ormai la tendenza delle terze maglie è quella di fare diciamo, un disegno completamente diverso Senti, dalle altre Martina di due. Nocera aveva la maglia, no? Insomma, vabbè, Scura, tu lo sai nera. che E ha portato bene. l'anno scorso invece avevamo un altro problema E con allora, Magnus. prossimi impegni, abbiamo detto, Ottavio ha ricordato l'impegno di Coppa, 20 minuti da giocare per completare la gara sospesa una settimana fa, e poi il Martina è atteso, era un altro incontro abbastanza delicato, un avversario ostico ancora una volta, al Tursi, questa volta però alle 14:30, no? Ci Sì. sarà meno possibilità per Purtroppo c'è il fattore orario che a volte è un l'aspetto po' pranzo problematico. domenicale. E invece il riepilogo in chiusura Andiamo in chiusura, i risultati. di questa edizione: basket, ritorno al successo per la New Gen Basket Martina Franca a Bernalda, espugnato il parquet con il risultato di 79 a 68. Prossima gara il 17 novembre, New Gen Martina Atletica Putignano. Calcio d'eccellenza, Ginosa Alberobello è terminata con risultato di 3 a 1. Prossimo impegno per l'Alberobello contro l'Unione Bisceglie allo Scianni Ruggeri di Alberobello, il nuovo impianto con terreno sintetico. Calcio promozione Virtus Locorotondo Mesagne 1 a 1. Leverano Virtus Locorotondo la prossima in programma. Terza categoria. Ci siamo riproposti anche Di seguire di l'Atletico seguire i Martina. risultati dell'Atletico, seconda realtà calcistica della città, Atletico Martina contro Atletico Palagiano, è terminata con risultato di 3 a 1 in favore della squadra martinese. È tutto per questa edizione. Ottavio Cristofaro, grazie per il tuo Grazie. prezioso Grazie apporto, a per Giuseppe questo Ancona. commento a una giornata che, lo ripetiamo, è stata esaltante per i colori biancazzurri. Alla prossima, amici di Anteprima Sport. Ciao.